se riesci un po' prima, 11. Pronto? Sì. Un attimo, Delio, dai, va bene, Enrico. Enrico, Delio, dimmi cosa c'è. Il materiale non è pronto. Allora, quarta primaria, Paolo. Quarta primaria, sì. Adesso scherziamo, ma a Seveso, a gennaio, fanno le primarie per il sindaco. Quindi alla quinta. Quinta. Quando si vota e come? Si vota solo il 29, si vota solo il 29, che è sabato, e non anche domenica, dalle 8 alle 21. L'elettore avrà una scheda con due righe, diciamo, due possibilità di voto. Qualora si esprimono due preferenze scrivendo il cognome del candidato, si deve esprimere un uomo e una donna, un uomo, diciamo. I seggi sono una settantina in praticamente tutti i comuni, a parte due o tre più piccoli, quindi in tutti i comuni della Brianza. I volontari sono circa 500, insomma, in un periodo dove molta gente è anche in vacanza, giustamente. Non è facile, non è stato facile, però insomma ce la facciamo. La democrazia è una sola, la democrazia è l'espressione popolare. Dare la possibilità in questo caso agli elettori del PD di scegliere i candidati del PD mi sembra una grande cosa. Al di là, ripeto, di tutte le difficoltà, si poteva migliorare, fare in un altro periodo. Mettiamo dentro tutte le critiche, però la cosa fondamentale resta che tutti hanno possibilità di esprimere e di esprimersi, di scegliere i propri candidati al Parlamento. L'una è questa, le ricicliamo, sono quelle che abbiamo usato per le prime due, per le regionali, e le ricicliamo. Quindi anche lì stiamo molto contenuti con le spese, con i costi. Uno sforzo immane, ma per la democrazia lo facciamo, giusto? E sì, lo facciamo soprattutto per quello, anche perché questa è la risposta, credo, migliore al Porcellum che non si è voluto riformare. Non hanno, in Parlamento non hanno deciso di modificare la legge, ha fatto bene il partito in qualche modo, magari in maniera un po' surrettizia, però dare la possibilità a questo, sì, punto. Sì, un po' la data che ci fa soffrire un po'. E la data però è frutto anche del fatto che questa volta si va a votare, si va a votare quando? Febbraio. Boh, dicono il 24, adesso va. Quindi questa sarà la campagna. Mi pare che non sia il 29, che potrebbe essere. Esatto, potrebbe sembrare qualcosa un po' equivoco. Però bisogna andare, perché questa volta davvero possiamo tornare a scegliere i nostri rappresentanti. Un pensiero invece per quello che ci sarà da fare da Monza: c'erano i ministeri a Monza, invece adesso possiamo esprimere i parlamentari di Monza, che è un po' il rovescio perfetto di quello che è accaduto finora. C'è da fare, secondo me, tanto, nel senso che dobbiamo un po' recuperare, appunto, anche se vogliamo, come dire, un brand che è stato un po' sciupato da parte di quelli che c'erano prima. Per esempio, ci stiamo impegnando davvero su quello che sarà un evento Expo 2015, che è davvero importante. Avere una rappresentanza territoriale, che non vuol dire qualcuno che è lì a difendere i tuoi interessi, non è quello, ma qualcuno che è lì, che è in grado di portare la voce del territorio, che è qualcosa di diverso da voler tutelare a tutti i costi gli interessi del territorio. Abbiamo visto che quelli che dicevano che volevano tutelare gli interessi, abbiamo visto che fine ha fatto, ma soprattutto che fine ha fatto i territori. Ecco, quindi il biglietto di andata e ritorno, insomma. Il biglietto è andata e ritorno, mi raccomando Pippo, su questo non c'è discussione, anche per questo che sicuramente è bene che tu vada, anche perché tu sei sempre stato uno di quelli che ha saputo tornare, questo è importante. Vi facciamo vedere la lista, l'elenco dei candidati in tutte le circoscrizioni, in tutte le province, perché si voterà su base provinciale. Noi siamo qui, tra l'altro hanno dimenticato la Brianza, per cui qualcuno si offenderà tantissimo, e poi ci sono addirittura le primarie per Sinistra Ecologia e Libertà, che le fa contestualmente al Partito Democratico. Si vota in Lombardia il 29 di dicembre, però è importante perché in altre regioni si vota la domenica, mentre noi votiamo solo sabato 29 dicembre, è un mantra che dobbiamo ripeterci. Thank you.
allora, per ricordarci che si vota le primarie del 29 dicembre, cioè questo sabato, consegno alla sindacessa di Arcore, prestigiosissima figura, Brianzola Lombarda, il bottone delle primarie per i parlamentari. Io ricevo dalle mani del nostro candidato Civati il bottone, lo appunterò sul mio cappotto, così che chiunque vedrà il sindaco saprà che deve andare a votare le primarie, che sono un grande atto di generosità, di democrazia di questo grandissimo partito. E tu sei fortunatissimo per il sindaco di Arcore. Abbiamo un vicino di casa in Poligombrante che tra l'altro torna in campo. In verità però, da Arcore a Roma che cosa si può portare? Perché questa è la vera domanda. Da Arcore a Roma si porta la vitalità di questo territorio, la vitalità politica. L'abbiamo visto nelle ultime elezioni, qui niente è scontato, niente è perduto. Se si lavora bene con la gente ed è ancora la gente che ti riconosce, ti guarda e ti saluta, si può recuperare la buona politica. Ok, grazie mille. Grazie, grazie a te per i tuoi auguri. La giornata del candidato è ancora lunga. Sì, la giornata del candidato è lunghissima. Inizia adesso un paio di secondi. Perché c'è un sacco di gente che si sta muovendo verso le vacanze. Ma senti un po', se le giornate del candidato non fossero due. Se oggi ci portiamo avanti, poi domani vediamo un po'. E dopo domani si vota. Il 29 dicembre si vota per le primarie per i parlamentari del Partito Democratico. È la prima volta che questo accade, l'abbiamo voluto fortemente, l'abbiamo chiesto e l'abbiamo ottenuto. Non ci aspettavamo una data così strana tra Natale e Capodanno, ma siamo davvero soddisfatti. Per ricordare a tutti che si vota, stiamo portando in giro questo bottone, un bottone rosso nel nostro caso, ma va bene di tutti i colori, perché nel PD ci sono tante sensibilità. Un bottone che ricordi appunto che si vota il 29 dicembre, cioè sabato, è importante ricordarsi questo, dalle 8 alle 21, per cui avete tutta la giornata per votare, che si vota per scegliere il proprio parlamentare uomo e anche la donna, perché ci sarà la possibilità di esprimere due preferenze, anche questa è una gran bella novità, per consentire una rappresentanza uguale tra uomini e donne nel prossimo Parlamento. Voi sapete che forse chi sono, insomma, sono candidato alle primarie a Monza e Brianza, vado in giro con un bottone e il biglietto che prenderò di questo treno verso Roma sarà un biglietto di andata e ritorno, perché la cosa più importante è mantenere una relazione, un contatto, un rapporto costante con i propri elettori e questo mi impegno a farlo fin d'ora. Attaccate il bottone nel frattempo, il 29 dicembre si vota per le primarie dei parlamentari del Partito Democratico. Va bene? Basta.